sede del Gospel Center. Siamo a Città Fiera. Pastore, è successo? Siamo a Città Fiera. Doveva succedere. Doveva succedere. Wow, secondo me in tanti devono ancora realizzarlo. Noi l'abbiamo già realizzato, in qualche parte l'abbiamo realizzato, ma vogliamo realizzare ancora questa più profonda qua in questo territorio. D'altronde la parola di Dio dice che il luogo che la pianta del tuo piede calcherà, per coloro che credono nella parola di Dio, Dio ce lo darà. Così noi abbiamo calpestato questo territorio e per la grazia di Dio, il favore di Dio, siamo dentro questo territorio della Città Fiera a Udine. Wow, pastore, ci ha chiesto una giornata esplosiva, l'apertura di questa nuova serie del Gospel Center è stata veramente qualcosa di unico. Come si è sentito? Come mi sono sentito, a dire il vero, con tanta stanchezza, ma c'era una grande emozione perché, ecco, Dio ci sorprende sempre, perché malgrado la stanchezza, la tensione che possiamo avere nel nostro corpo, nella nostra mente, nei travagli interiori, Dio premia sempre comunque sacrifici e Dio premia sempre la fede. È stata una serata di incontro fantastica perché abbiamo visto tante persone incredule poi fermarsi e stare tutto il tempo là. Abbiamo visto persone che sono state invitate, non volevano mettere la loro parola, ovvero non volevano parlare, ma poi hanno parlato, si sono complimentati, hanno visto veramente quello che i cristiani facciamo per amore verso Gesù, la sua parola, ed è stata una serata fantastica e virtuosa, gloriosa. Abbiamo visto la nuvola di Dio, come è stato dichiarato sin dall'inizio, abbassarsi, mi hanno raccontato dopo che tante persone, proprio quando abbiamo iniziato, abbiamo aperto la serata, iniziavano i canti, sentivano i brividi, sono stati commossi, sono stati toccati, alcuni hanno pianto, questo è stato meraviglioso. Questo lo può fare solo ed esclusivamente lo Spirito Santo, non lo può fare nessuna persona. È così. Pastore, quello che abbiamo sentito tanto mercoledì è proprio che questa sera è la tua speranza, una forte speranza. Cosa ne pensa lei? Cosa ne penso? La Bibbia dice che negli ultimi tempi io spalderò il mio spirito sopra ogni carne. Bene, quello che ho potuto sperimentare il mercoledì, per coloro che non hanno visto la diretta a Facebook, Dio ha parlato attraverso il proprietario di questo centro commerciale, Dio ha parlato anche attraverso il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha parlato anche attraverso il sindaco di Martignacco, ovvero dove, nel comune dove si trova il Città Fiera, ha parlato anche attraverso un commissario della questura. Dio credo che si sia usato delle bocche di queste persone per profetizzare per quello che Dio avrebbe fatto attraverso questo luogo, la presenza del Gospel Center qua nel Città Fiera, e non abbiamo presentato né un'attività commerciale, né un'associazione, abbiamo presentato Cristo Gesù, abbiamo presentato la Chiesa, ed è stato proprio dalla bocca delle autorità che hanno detto che senza la fede non possiamo vedere niente. E questo ci ha scioccato. Ci ha sorpreso il proprietario del locale, il signor Baldelli, una carissima persona, che ha detto che inizialmente questo centro commerciale era stato fatto per fare affari, poi hanno fatto dei centri di aggregazione per ovviamente socializzare. Dice, mancava qualcosa per lo spirito. Bene, siamo arrivati noi per qualcosa per lo spirito, è arrivato Gesù attraverso lo Spirito Santo, attraverso le nostre vite, per fare qualcosa di straordinario qua dentro questo centro commerciale. Wow, pastore, proprio parlando del presidente del consiglio regionale, giusto? Sì. Certo, ok. Proprio lui ha parlato che comunque nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, abbiamo un basso indice di natalità ma un alto indice di vecchiaia, e guardando tutti noi giovani abbiamo dato la speranza. No, dobbiamo dire le cose come stanno. Stavamo facendo un canto, che questo canto parla della benedizione di Dio sulla tua vita, sulla tua famiglia, sui figli dei tuoi figli, e mentre facevamo questo canto arrivando a un certo punto il presidente
ha visto passare una coppia con tre bambini e ha riflettuto attraverso questo canto quell'indice di bassa natalità che c'è qua in Friuli Venezia Giulia, e guardando quella famiglia con tre bambini ha detto: ma guarda un attimino, dice, le coincidenze, stiamo cantando e mi passano avanti. Questo serve per dare speranza alle persone, perché quello che dicono i media non è la realtà. La realtà è quello che dice la parola di Dio, che saremo benedetti in Cristo Gesù, non soltanto noi ma anche i nostri figli e i figli dei nostri figli. Sì, ripensando anche a quella serata, ma anche a riascoltare quello che appunto il Presidente ha detto, e una cosa bellissima ha detto, che attraverso questo store, questa nuova sede, possiamo trasmettere dei valori ai giovani che ultimamente hanno perso, quindi è una cosa molto importante. Sì, lui guardando quel... qua c'è una massiccia presenza di giovani e guardando tutti i giovani che erano presenti ha dato speranza. D'altronde i giovani hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno di paternità, hanno bisogno di direzione, hanno bisogno di trovare un luogo dove possano sentirsi a casa e in famiglia, e io credo che Dio attraverso la sua Chiesa sta dando speranza a tante persone che in qualche modo hanno perso la speranza, a partire dalle autorità del territorio, di cui il Presidente del Consiglio regionale credo che non si fermerà qua, ma credo che quello che è successo qua arriverà alle orecchie del Presidente della Regione, e quindi Fedrida, credo che qualcosa di potente succederà nella Regione del Friuli Venezia Giulia, perché credo che Dio ama il Friuli Venezia Giulia con tutti gli abitanti che sono qua. Sì, è così proprio. E Pastore, quali sono gli obiettivi di questa nuova sede? Che cosa si farà in questa sede? Faremo di tutto. Più nello specifico. L'obiettivo di questa sede, come è stato detto dal sindaco Casali, come è stato detto anche dal Presidente del Consiglio della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, e dove hanno visto il nostro slogan, noi ci siamo. Noi vogliamo dire alle persone che noi ci siamo, per chiunque tipo di persona, per qualunque bisogno, come è stato menzionato anche dal commissario della questura, che Dio ci ha usato per strappare persone e quindi per tirare fuori persone che subivano delle violenze. Dio ci ha usati in tanti modi, quindi non abbiamo un scopo specifico. Noi vogliamo essere aperti a 360 gradi per poter aiutare le persone per quanto riguarda le cose materiali, per quanto riguarda le cose dell'aiuto dell'anima, per quanto riguarda sostegno spirituale, ma soprattutto vogliamo predicare la parola di Dio alle persone. Ecco, non vogliamo soltanto usare questo luogo nel centro commerciale per chissà quale evento, ma il nostro obiettivo principale è predicare Cristo Gesù, l'amore del Padre alle persone, la guida dello Spirito Santo, che la Bibbia dice che a tutti coloro che avrebbero ricevuto Cristo Gesù come proprio personale Signore Salvatore, Dio avrebbe dato il dono dello Spirito Santo che avrebbe aiutato tutti i credenti a guidarli a vivere una vita abbondante, per poi passare alle cose materiali, ai consigli pratici, ai consigli morali, a trasmettere un'etica, ad aiutarli materialmente, ad aiutarli con la spesa, con vari bisogni, con la compagnia. Ecco, noi come Gospel Center vogliamo essere una chiesa nel territorio attiva e presente. Come Gesù era attivo, la Bibbia c'è quel verso molto bello che è, la Bibbia dice che Gesù insegnava, predicava, guariva, ma sfamava anche le bocche delle persone. E noi vogliamo usare la stessa etica, lo stesso modo di fare che aveva Gesù. Noi vogliamo iniziare dalla predicazione della parola di Dio, dall'insegnamento, per poi passare anche alle cose pratiche. Se poi le cose pratiche sono un mezzo per arrivare alle cose spirituali, che ben venga. Ecco, l'obiettivo di questo... di questa sede del Gospel Center qua a Città Fiera, la nostra presenza è dire alle persone: noi ci siamo, qualunque sia il bisogno, noi ci siamo, e per la grazia di Dio vogliamo aiutare tante persone nel territorio che stanno attraversando difficoltà, come
stato detto questa pandemia, non si parlava di pandemia da 100 anni, questa pandemia ha portato tante persone in crisi e proprio nel momento di crisi noi non ci vogliamo nascondere, ma noi ci vogliamo esporre per dire alle persone siamo qua per aiutare. Pastore, proprio parlando di questo, non mi ricordo esattamente adesso chi lo ha detto mercoledì, ma ci hanno detto che questa sera sarebbe un esempio per tante altre persone che passeranno, ci daranno informazioni. È una grande responsabilità questa. Sì, ma io l'avevo detto prima. Avevo già preannunciato che quando man che la Chiesa cresce, quando usciamo dalle mura dove solitamente ci riuniamo, la Chiesa non è un locale, la Chiesa è fatta di persone. Quando noi usciamo dalle mura dove solitamente ci riuniamo, quindi ci esponiamo ad un pubblico maggiore, ci esponiamo alla città, alla regione, e io credo che con questo evento non ci siamo esposti soltanto alla città, alla regione, ma alla nazione, ma anzi che crediamo alle nazioni, perché siamo al confine con l'Austria, con la Slovenia. La città fiera è visitato anche dagli austriaci, dagli sloveni, dai croati, da altre nazioni. Questo ci porta a responsabilità, ma noi confidiamo nell'opera dello Spirito Santo, nella sua vita, confidiamo nella grazia di Cristo Gesù che lui ci guiderà. Noi ci metteremo del nostro meglio, ma sarà il suo amore e l'intervento divino dello Spirito Santo che ci sosterrà e ci guiderà per aiutare le persone. Sì, abbiamo una grande responsabilità e noi siamo persone che vogliamo assumerci le nostre responsabilità e vogliamo portare alto il nome di Cristo Gesù. Pastore, quindi diciamo che questo appuntamento settimanale si riprenderà come tutte le settimane, abbiamo fatto una piccola pausa, per adesso ci saranno tutti i venerdì e quindi ci vediamo il prossimo venerdì. Sì, prossimo venerdì preparatevi per cose grandi perché si è aperto dei nuovi orizzonti dove sperimenteremo di giorno in giorno. D'altronde la Bibbia dice che il vento soffia, tu ne odi il suono, ma non sai né da dove arriva, né dove viene, né dove va. E quindi così anche noi vogliamo essere allo stesso modo, vogliamo sperimentare secondo quello che lo Spirito Santo ci mette nel cuore. Di giorno in giorno faremo cose straordinarie, cose nuove, per aiutare le persone, per supportare le persone, per incoraggiare le persone e per dire sempre alle persone noi vogliamo essere qua per dare sempre una buona notizia e portare amore alle persone. Una cosa che desideriamo che possa avvenire presto e poter abbracciare le persone. Assolutamente. E quindi ci vediamo il prossimo venerdì. Ok, ciao, ciao, al prossimo venerdì. Ciao. Ciao, ciao.